L'esplorazione spaziale porta anche i colori italiani. Sin dagli anni 60 un impulso decisivo fu dato dal fisico Edoardo Amaldi, uno dei fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea. Già nel 1964 il generale dell'aeronautica militare italiana, professor Luigi Broglio, allestì una base spaziale in Kenya. Con i lanci del progetto San Marco l'Italia diventava il terzo paese al mondo ad aver lanciato un satellite nello spazio. Sulla scia di questi successi, il governo italiano istituì nel 1988 l'Agenzia Spaziale Italiana ASI. Una delle prime attività dell'ASI fu la selezione di candidati per portare il primo astronauta italiano nello spazio. Il primo italiano ad essere selezionato astronauta fu Franco Malerba, che divenne Payload Specialist dell'ASI e della NASA, addestrandosi al Johnson Space Center di Houston. Il 31 luglio 1992, Franco Malerba diventò il primo italiano a volare nello spazio a bordo dello Space Shuttle Atlantis, nella missione STS-46. La missione STS-46 doveva sperimentare il Tethered Satellite System, satellite al guinzaglio, ideato dallo scienziato italiano Giuseppe Bepi Colombo. Un satellite sferico che rimaneva ancorato allo Space Shuttle con un lungo cavo metallico, in grado di sviluppare una forte corrente elettrica interagendo con il campo magnetico terrestre. L'equipaggio della STS-46 con Franco Malerba rientrò a terra l'8 agosto 1992, dopo un parziale successo dell'esperimento. Maurizio Cheli, pilota dell'aeronautica militare italiana, ottenuta nel 1993 la qualifica di astronauta, e Umberto Guidoni, già selezionato nel 1990 come Payload Specialist per la missione Tethered, decollarono insieme a bordo dello Shuttle Columbia il 22 febbraio 1996 nella missione STS-75. L'obiettivo dei due astronauti italiani era effettuare nuovamente l'esperimento del satellite Tethered, che questa volta fu portato a termine con pieno successo. Lo Shuttle Columbia rientrò a terra a Cape Canaveral il 9 marzo 1996 dopo aver completato 252 orbite nello spazio. Negli anni 90 iniziò anche per l'Italia una nuova entusiasmante avventura spaziale, la realizzazione in orbita della Stazione Spaziale Internazionale ISS. What happened in this last year is truly phenomenal. Space Station today is the largest and most capable space station ever flown. Of the Soyuz rocket beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Human presence in space. Presence in space. Start 4, 3, 2, 1.
Il 19 aprile 2001 lo Shuttle Endeavour decolla per lo spazio. Umberto Guidoni, con la missione STS-100, è il primo astronauta europeo a visitare la ISS. La Stazione Spaziale Internazionale diventa l'avamposto permanente dell'uomo nello spazio. Dal 2001 a Star City, vicino Mosca, il pilota dell'aeronautica militare italiana Roberto Vittori si addestra per diventare cosmonauta. È il 25 aprile 2002 e per la prima volta decolla da Baikonur un cosmonauta italiano. Con la missione Marco Polo, Roberto Vittori raggiunge la Stazione Spaziale Internazionale nello spazio. Nel 2005, per la seconda volta, Vittori decolla da Baikonur alla volta della ISS nella missione Eneide. Per la seconda volta in 3 anni, Roberto Vittori rientra sulla Terra con la capsula Soyuz e gli viene conferita, unico pilota non russo, la qualifica di comandante. Paolo Nespoli è il quinto astronauta italiano. Dal 2005 si addestra al Johnson Space Center per portare sulla ISS il nodo 2, interamente realizzato in Italia. La missione Shuttle Discovery STS-120 decolla con successo da Cape Canaveral il 23 ottobre 2007, alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Nespoli supervisiona l'installazione del nodo Harmony per mezzo del braccio meccanico dello Space Shuttle. Durante la missione Hesperia, il capo dello Stato ha un cordiale colloquio telefonico con Nespoli nello spazio. Nel dicembre 2010, Nespoli torna nello spazio, questa volta a bordo di una navicella Soyuz, con la missione ESA Magistra per un soggiorno di lunga durata, diventando il primo europeo a risiedere sulla ISS per 6 mesi. Nel maggio 2011 Roberto Vittori vola per la terza volta in orbita, traghettato dallo Shuttle Endeavour con la missione STS-134, raggiungendo Paolo Nespoli. I due astronauti sono i primi cittadini italiani a risiedere contemporaneamente sull'avamposto orbitale. Durante la permanenza congiunta sulla base, i due hanno la possibilità di colloquiare con Papa Benedetto XVI, che parla agli astronauti sulla ISS, collegato dalla Libreria Vaticana. Il 23 maggio è la volta della videotelefonata con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, un evento che cade in concomitanza con le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Prima di lasciare l'avamposto, Nespoli firma delle foto e dei video storici. Dalla Soyuz, subito dopo il distacco dalla stazione, l'astronauta immortala per la prima volta lo shuttle agganciato alla ISS. Tra i compiti di Vittori, che resterà sulla stazione orbitante per 2 settimane, quello di installare sulla base l'esperimento a guida italiana EIMS, uno speciale osservatorio dedicato allo studio dell'antimateria. Dal 1998, anno in cui fu lanciato il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale, al 2010, anno in cui la ISS è stata completata con l'installazione definitiva del modulo abitativo Leonardo, costruito in Italia, più di 40 voli di Shuttle e Soyuz hanno permesso la realizzazione della più grande opera di ingegneria spaziale dell'uomo. La ISS, operativa fino al 2028 e oltre, sarà visitata di nuovo nel 2013 da un italiano, Luca Parmitano, e in futuro da Samantha Cristoforetti. Nuovi astronauti selezionati dall'ESA voleranno sulla ISS per diventare anch'essi ambasciatori del nostro paese nello spazio.